Buongiorno, oggi mi sono svegliata con questo bellissimo cielo azzurro. Vabbè, forse prima era un po' più bianco, però guardate, con un po' di neve nel giardino, quindi sì, adesso si sta sciogliendo e devo approfittarne perché volevo far vedere la neve ad Aaron, perché mi sa che lui non ha fatto in tempo a vedere quella che c'è stata qui a Milano, perché quando siamo tornati poi dal Salento si era già sciolta. Quindi adesso giochiamo un po' con Aaron e poi totale relax. Eccoci qui sulla neve. Aaron, ti piace? Ma per ora secondo me è un po' incredulo. Cos'è questa cosa? Cos'è? Sì, fatti vedere che sei su due piedi, dai. Tu sei un cane da circo che... No, amore mio, non mi bagnare. Ah, che già fa freddo. Dai, scorraccia un po' nella neve, dai, vai, sì, lo so che sei contento, lo so, ti piace? Se non ti vediamo, amore mio, però, dai, ecco la tua bottiglia, ti ricordi quando avevi problemi ai dentini e il veterinario mi ha consigliato di schiacciare questa bottiglia di plastica? Si è spaventato tant'è che non ci ha giocato per un bel po'. No, si sta anche già sciogliendo la neve, Aaron. Dai, corri, corri, corri! Questo è l'ingresso del locale e questo è il tavolino di fronte a noi, lì c'è la focaccia, la vedete? Peccato dove siete? Eccola lì, la focaccia. Guardate, bello il prosciutto lì da tagliare, l'orologio, fantastico. Adesso vediamo anche tutto il resto. E qui il benvenuto dello chef. E questo è il mio piattino delicatissimo, ancora fumante con la focaccina e adesso me lo mangio. E per finire non mi sono fatta mancare il tortino al cioccolato. Vi dirò, ma secondo me è già buonissimo così. Ed eccoci qui davanti alla trattoria La Vecchia Guardia, dove abbiamo fatto un pranzetto proprio buonissimo e vedrete qualche immagine dei nostri piatti. Adesso si va in Duomo. Eccoci qua, trovato finalmente la rivista Grazia, che mi è stata segnalata da una ragazza con cui abbiamo un gruppo su Facebook, tutte appassionate di make-up. Poi vi metterò ovviamente il link delle ragazze con cui sto collaborando, stiamo facendo un sacco di cose e sono contenta perché c'è questo campioncino, sì, poi Ino Ino, poco simile alla confezione reale, ma c'è questo boh, questa cosa in raso che richiama un po', no? La confezione originale che è questa. E quindi sì, insomma, trovato a 1,50 euro, pensavo 1 euro, però vabbè, appunto per 1,50 euro. C'è questa rivista che parla anche di Sanremo. E vediamo, io intanto sono in Duomo, sto per andare in centro proprio, però volevo farvi vedere anche che bel cielo azzurro che c'è anche oggi. Ok, lo so, si sente l'ambulanza, però troppo bella, bella lì Milano. Siamo da Bershka e mettono sempre delle bellissime macchine e oggi c'è questa che meritava. Meritava anche una ripresa ovviamente frontale, guardate che bella. E oggi invece siamo in via Monte Napoleone e quindi siamo all'interno, qui ci sono i negozi, vabbè, di Louis Vuitton. Beato chi ci può entrare. Molto carino il cortile. Qui sono i negozi, questa è una via normalissima, però appunto è via Monte Napoleone. Sì, vediamo qualche negozio carino. Io devo evitare a morte le grate, per quello mi sposto a zigzag. Eccola, l'ho trovata, la pasticceria troppo buona e bella, soprattutto guardate che dolci. Fantastici. Ovviamente oggi è San Biagio, quindi dedicato al panettone. E un po' di Dior ci vuole. Guardate che bello. Da sognare poi non costa nulla. E questa proprio non potevo farmela scappare. Valentino, poesia pura. Ed eccoci qua, le scarpe più belle del corso. Ciao! Camminando, ovviamente, ho visto anche questo orologio e la via ormai è quasi giunta al termine. Penso di ritornare indietro e farvi vedere giusto qualche altro negozio interessante. Sì, un po' di Pucci ci vuole sempre. Dopo tanto colore e un po' di rock,
ci sta sicuramente, guardate che carini. E ovviamente un po' di Versace. Qui mi soffermo un po' di più, anche perché è in onore di una mia carissima amica che mi segue sempre dal Salento. Questo ovviamente è Gucci. Adesso vedremo anche la seconda vetrina, non è finita qua. Questa è la seconda parte, cioè la seconda vetrina più interessante, con tutti questi fiorelloni, e qui ci sono le borse e la parte dell'uomo. Dico che secondo me ci stava il tramvernello. Tipo il tram trasformato in sauna che c'è lì alle Terme di Milano. Vi ho fatto vedere. Ho usato il vernello coccolino. A me piace il coccolino, non so se ho mai usato il vernello. Vabbè, ovviamente era carina l'idea del tram. Ciao tram! Aaron, perché sei così contento? Eh? Dove stiamo andando? Aaron! Sì, sì, è contento. Stiamo andando ovviamente dalla mamma. E quindi domenica tranquilla anche oggi, ma ci tenevo a concludere ovviamente il videovlog, perché mi sa che questa volta è un po' più corto. Vado a compensazione. L'altro li ho tenuti incollati per più di 30 minuti. Questo mi sa che non so, non durerà neanche 10 minuti. Però ci tenevo comunque a salutare, magari se ci sono immagini carine sicuramente dei piatti che ci stanno cucinando farò qualche immagine, ma mi si vede? Non lo so, così sono sempre più illuminata. Comunque al massimo, ci vediamo dopo, ciao! Eccoci qua, domenica mattina e abbiamo un problema, è vero? Qui il cagnolino Aaron non si vuole abituare, non si vuole fare educare, fa proprio il cattivone e fa anche finta di niente. No, gli dà fastidio al sole, però niente, non c'è verso, anzi forse vuole proprio dormire, non c'è verso di educarlo e non so come fare. Vabbè, è ancora un po' cucciolo, questa è un po' la giustificazione che ci stiamo dando, e quindi quando crescerà dovrà, insomma, imparerà tutto quello che non ho imparato finora. Non lo so, io ho i miei forti dubbi. È troppo viziato da tutti e quindi niente, quindi io ho perso le speranze. Comunque se avete consigli sono ben accetto. Eccomi qua. Io partirei dal vino. Potete notare le proporzioni del vino con tutto quello che c'è in tavola. Sì, è gigante, enorme. Tantissime cose buone, le patate come piacciono a me, io le adoro più così che fritte, mi piacciono anche fritte ma queste sono buonissime, il pane non può mancare e visto che siamo a Milano, cotoletta alla milanese, insalata, ci sta tutta e queste crocchette di dubbia provenienza, cioè non so di che cosa sono fatte ma ve lo dirò sicuramente dopo essermi saziata di tutto questo ben di Dio. Buona domenica e buon appetito! Eccoci qua, dopo pranzo, ovviamente lui è stanchissimo, pienissimo, ha mangiato di tutto, cercando cibo intorno al tavolo, vero? E adesso è stanco e si vuole riposare, gli sta dando fastidio. Quindi adesso iniziamo con la ricetta dei tortelli, ci vuole 100 g di acqua per ogni 100 g di farina, che è un bicchiere d'acqua colmo così. Ok, e noi lo mettiamo nella pentola. Ok. Poi lo mettiamo sul fuoco. Quindi noi abbiamo messo 200 g alla fine, quindi acqua. Due bicchieri di acqua per 200 g di farina. Perfetto. Ok. Aggiungiamo un pizzico di sale. Ok. Poi... ecco lo zucchero, un pizzico di zucchero, un pizzico di zucchero, una nocciolina di burro, così piccolina, e la mettete sempre nella pentola. Quindi ora accendiamo il fuoco e mettiamo a bollire. Ok, quindi deve arrivare proprio in ebollizione. In ebollizione. Nel frattempo prepariamo 200 g di farina setacciata. Ok.
adesso facciamo questa cosa qui e la pentola bolle, la lasciate lì tranquilla. Ok, quindi 201 grammi di farina, va benissimo. Poi la mamma mi diceva se non basta di aggiungere ancora un po'. Quindi voi tenetevi comunque sempre un po' di farina vicina, ecco, non mettetela via. E adesso la setacciamo. Eccoci qua. Eccola qua, questa è tutta la farina setacciata. Comunque vedete, abbiamo sempre la farina qui vicino a noi. Ecco, vedete, adesso incomincia a bollire. La fiamma, non so se l'abbiamo detto, ma è moderata, quindi né troppo bassa né troppo alta. Ora bolle e mettiamo la farina. Poco per volta. Così, voi guardate le immagini, io non descrivo. Le immagini dicono già tutto. Andiamo a fare asciugare finché diventa una palla. Qua ci vuole un bel polso duro, ragazze, eh? Io ve lo dico. Vedete, ma secondo me si nota anche dall'immagine che è faticoso. Si lascia un attimo raffreddare, che è diventata una bella palla. Adesso abbiamo spento, visto che, insomma, avete visto, è diventata una bella palla. La lasciamo un attimo raffreddare, spenta la pentola e iniziamo. Non accendere prima che... Adesso qui nella fiammetta, diciamo quella più piccola, sempre a fuoco moderato, anzi basso, mettiamo a friggere l'olio. Nel frattempo che aspettiamo appunto che il composto si raffreddi per bene. Giusto per farvi capire, questa è la fiammella moderata bassa. E ovviamente utilizziamo quest'olio qui di semivari. Però mamma, mi dicevi che forse è meglio quello di arachidi? Sì. Ok. Quindi, se dovete acquistarlo apposta, va bene anche questo se ce l'avete in casa, però è meglio quello di semi di arachidi. E poi prendete un robot da cucina che penso avete tutte casalinghe. Io no, vabbè, l'ho fatto con le fruste, ma appena sgridata mia madre. Però mi era venuto anche abbastanza bene. Voi invece, se avete un robot, mettetelo in un robot, il composto, lo vedete qui così. Perché adesso andremo a inserire le uova. Non mi ricordo più come... 3 uova intere, no? I tuorli, rosa. Una alla volta. Ma intero? Intero. Ok, tanto adesso vediamo la procedura. Intero alla volta. Dai, seguiamo le ricette di mamma incoronata. Un uovo alla volta e passa la paura. Uno. E frulliamo. Quindi togliamo perché sennò fa troppo casino. E uno è andato. Questo è il secondo. Frullatina. Terzo, e composto giallo, vedete come è diventato bello fluido, direi. E frulliamo ancora. Un'altra frullata, un'altra corsa. A questo punto, cosa facciamo, mamma incoronata? Aggiungiamo ancora un altro uovo. Intero? Certo. Ok. Quindi perché sono... noi abbiamo fatto 200 grammi di farina, okay. In questo caso non è 100 grammi ma sono 200 grammi, quindi sicuramente andranno 6 uova, ne abbiamo ecco messe qua. Appena 3 e andiamo con il quarto, che le uova sono grosse. Sì, quindi le uova erano grosse, quindi l'impasto ci piace e stiamo mettendo il quinto uovo intero. E a questo punto mettiamo 2 cucchiaini di lievito. Mezzo di lievito Bertolino. 2 cucchiaini e mezzo di lievito Bertolino, mai contraddire la mamma. 1, 2, mezzo. Allora, vi faccio... ci sei? Vi faccio vedere che quando abbiamo ottenuto questo tipo di filo della pasta... No, però devi dirlo come lo dicevi prima. Guarda che bello, c'è il filo, guarda il filo. Guarda, quando c'è questo filo siamo a posto. Avete visto? Che bello. Deve fare il filo. Guarda che bello, c'è il filo.
Allora, stiamo facendo la crema perché i tortelli si possono riempire con la crema, con la panna montata, adesso mi è venuto in mente anche di riempirli con il gelato, ma questa è un'altra storia. E utilizzeremo per aromatizzarla questa stecca di vaniglia. La crema pasticcera. Sì, la crema, sì, sì, ecco, la mamma deve sempre correggere. La crema pasticcera viene aromatizzata con la vaniglia. Ma mi ha detto di dire che, allora, si fa scaldare il latte per la crema. E soprattutto si utilizzano solo i tuorli. Venite che sta bollendo. Cioè, sta bollendo. Si sta scaldando il latte. Oh, come dice la mamma. Poi mettiamo solo i tuorli rossi. Guardate, eccoli qua. Tuorli, zucchero, quanto zucchero? 100 grammi di zucchero. Perfetto. E 3 uova. E lo facciamo a crema. Giusto? La... 2 uova. No, 2 uova. Ok, e lo facciamo a crema. Perfetto, ci siamo, ce l'ho fatta. Ora aggiungiamo 3 cucchiai di farina. Non setacciata, giusto? No, no. Così, normale. Eccola qua. E la amalgamiamo. Guardate che bella. Mettiamo il latte. Ora mettiamo il latte nel composto. Con la stecca di vaniglia. Con la stecca di vaniglia dentro. La stecca di vaniglia. Sì, l'ho vista, c'è, c'è. Ok. Ok. E poi giriamo finché ci formiamo la nostra crema. Eccola che si vede la stecca. Quindi, ecco, la crema è pronta, c'è la stecca di vaniglia che adesso rimarrà lì in infusione per dare molto sapore alla crema, poi ovviamente si elimina perché non piace a nessuno la stecca di vaniglia da mangiare così, e adesso ci concentriamo sui tortelli. Ci siamo, allora, prendiamo una noce, vedete così, col cucchiaio. L'olio preriscaldato. L'olio è già, sì, preriscaldato da quando abbiamo iniziato a preparare, allora, i tortelli. Facciamo questo passaggio e che, sì. Facciamo vedere che... L'olio intorno al manico di legno deve friggere, come vediamo fa le bollicine. Okay. L'olio è pronto per immergerci, eccole, dentro qua. I nostri tortelli. Togliamo. Possiamo andare. Adesso vedete come sono belli, ma soprattutto buoni, non vedo l'ora io. Andiamo. Facciamo le nostre noccine così e via. E andiamo avanti. Eccolo. Uno. Secondo. Un'altra. Ovviamente se le vogliamo fare più piccole mettiamo meno prodotto. Eh sì. Io però per l'idea del gelato ne farei 2 belli grossi, giganti, così da poter tagliare. Vi do anche questa idea se vi va, se volete farli. Ne fate 2 belli grandi, giusto? Sì. E poi quando sono belli cotti, che avendo tanta pasta sono belli spessi, li possiamo aprire a metà, metterci il gelato, insomma, mi sembrava una buona idea. Una cosa molto importante, sì. Scusa che interrompo mia figlia, ma vorrei aggiungere prima. Sì. Quando mettiamo il prodotto a noi, le noccioline, non ne aggiungiamo mai più di 7-8, perché ecco. Poi comunque si vanno ad ingrandire molto, sì. E dobbiamo dare lo spazio per cuocerli. Ok, andiamo. Ecco, come avete visto, sì, ecco, appena detto li facciamo un attimo dorare, però volevo farvi già vedere che vedete come sono diventati grossi, quindi mettetene pochi alla volta perché poi loro si gonfieranno. E quindi quasi per finire li mettiamo qui in una vaschetta se ce l'avete così, se no anche in un piattino di plastica, e con dello zucchero, e così si possono riempire, sono buonissime, gustosissime da mangiare. I tortelli finiti, che adesso andranno dritti nel nostro stomaci. Vabbè, comunque ce li mangiamo. Non ce la faccio più. Che profumino, ciao.